Per Lavatiero contro Federico Massaro, atteggiamento da menefreghista. Per Lavatiero torna ad attaccare il concorrente del reality show. Poche ore fa c'è stato un durissimo scontro tra l'inquilina della casa più spiata dagli italiani e Federico Massaro. Difatti la prima si è molto arrabbiata con l'inquilino, reo di sprecare il latte. Stasera Alfonso Signorini ha voluto porre l'attenzione su questa faccenda con i diretti interessati. E in questa circostanza la fidanzata di Mirko Brunetti non ha fatto mistero di credere che Federico starebbe assumendo un determinato atteggiamento solo per provocare il prossimo con l'obiettivo di farsi nominare. Punto. L'ha detto lui stesso che ha provocato bevendo il latte. Punto, punto, punto. Lui ha detto che vuole che lo votiamo. Punto, punto, punto. Per me comunque è un atteggiamento da menefreghista. Punto, punto, punto. Non è la prima volta che viene a mancare il latte. Quest'ultima ha poi criticato che il latte è stata solo la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché di atteggiamenti sbagliati ne avrebbe avuti parecchi. Fossi in lui mi farei un esame di coscienza. Federico Massaro si è difeso dalle critiche dell'inquilina. Successivamente Alfonso Signorini ha dato la parola al concorrente del Grande Fratello, il quale ha immediatamente rispedito al mittente le accuse mosse nei suoi confronti da Per Lavatiero. Io non faccio niente. Non è così. Punto, punto, punto. Cucino con Rosy a volte, pulisco i piatti, li asciugo. Punto, punto, punto. Il latte? Io bevo un bicchiere e mezzo annacquato al giorno. Il conduttore del reality show dell'ammiraglia Mediaset ha quindi chiesto un parere anche ad Alessio Falsone, che a sua volta ha criticato alcuni suoi atteggiamenti. Fa la doccia di un'ora e lascia l'acqua fredda alle ragazze. Punto, punto, punto. Qua siamo tutti buoni, ma non fessi. Punto, punto, punto. Cerca poi sempre di impietosire. Punto, punto, punto. Ha un modo vile di affrontare le discussioni. Federico, che oggi ha discusso con Perla, ha però immediatamente negato. Grande Fratello, Grecia Colmenares ha spezzato una lancia in favore del concorrente. L'unica ad aver spezzato una lancia in favore di Federico Massaro è stata l'attrice delle telenovela, che ha fatto presente a tutti di credere che sia totalmente inutile litigare per il latte, anche perché ce ne sarebbe in abbondanza nella casa più spiata dagli italiani. Certo che lo difendo. Punto, punto, punto. Ci apostrofo e il latte. Punto, punto, punto. Come si può litigare per un po' di latte. Punto, punto, punto. Il latte c'è. Punto, punto, punto. Si litiga su tutto qua. E anche Simona Tagli si è detta d'accordo con l'attrice, asserendo senza indugio alcuno che si sarebbe davvero toccato il fondo in questa occasione. Mi sembra che si sia toccato il fondo. Punto, punto, punto. Federico può pure bere 3 litri di latte al giorno. Punto, punto, punto. Ma cosa ce ne importa? E la discussione è poi continuata per altri minuti senza venirne a capo.